Buongiorno, prego, prego. Ah, ciao, sei tu. Bentornata. Come stai? Tutto bene, bene. Sono veramente contenta di rivederti. Allora, vedo che qua i capelli sono cresciuti, eh? Eh sì. Poi adesso hai un castano chiaro, molto carino. Bene, bene. E oggi cosa vuoi fare? Taglio e piega. Ottimo. E hai già qualche idea per il taglio? Hai una foto da farmi vedere, dimmi pure. È questa qua, la prima che vedo. Certo. Quindi praticamente la frangetta vuoi fare e una leggera scalatura sul davanti. Mentre le lunghezze, tieni pure. Le lunghezze sì, dobbiamo. Ah, ok, proprio giusto, quindi una scalatura davanti e la frangettina. Ottimo. Bene. Allora, a questo punto io direi che possiamo andare al lavaggio e ti voglio far vedere i prodotti che utilizzerò per te, perché se non sbaglio tu hai i capelli un po' delicati, vero? Anche la cute è un po' delicata. Oggi andremo a utilizzare questo shampoo qui. Sai che noi abbiamo la predilezione per la Cosmesi Eco Bio. Esatto. Questo è uno shampoo della Bioheart. Veramente molto molto buono e rinforzante e come sentirai ha un piacevolissimo sentore balsamico. Sì, andrò a farti un bel massaggio rilassante su tutta la cute in modo da riattivare anche la microcircolazione. E poi voglio andare a utilizzarti questa maschera qui, la andremo a lasciare in posa 10 minuti. È un'uscita abbastanza recente di Fructis e è completamente naturale. Questa è con gli estratti di papaya, è molto nutriente e ha un profumo. Guarda, te lo faccio già sentire, veramente. Ero sicura ti piacesse, è veramente inebriante. Bene, quindi adesso ti faccio subito, subito accomodare al lavabo in modo da lavare i capelli e districarli e nutrirli con la nostra maschera alla papaya. Va bene? Sì, ha anche un potere leggermente lisciante, quindi ci aiuterà molto a disciplinare i capelli per poi andare successivamente a tagliarli. Ok? Ottimo. Quindi segui. Eccoci qui, sei comoda. Ok. Allora, adesso ti metto questo asciugamano, alza il collo. Bene, te lo metto qui sotto. Ottimo. Ok. Allora, adesso andrò a utilizzarti lo shampoo, quello che abbiamo visto prima. Sì. Quindi apro l'acqua e fammi sapere se è abbastanza tiepida. Adesso comincerò a bagnarti i capelli e ti farò un bel massaggio al cuoio capelluto. Inizio a massaggiarti dolcemente, chiudo l'acqua così non la sprechiamo. Del cuoio capelluto.
Sembra che tu abbia un vero e proprio massaggio su tutta la testa. E molto rilassante, vero? Lo shampoo. Aspetta che vado a leggermi. E ora lo prendiamo con il sciacqua i capelli e poi facciamo una seconda passata di shampoo. Li asciughiamo. Ok. Adesso prendo ancora un po' di shampoo. Ti faccio un bel massaggio per cuoio capelluto, una seconda passata per andare a rimuovere tutte le impurità. Molto rilassante. Bene, senti sciacquo i capelli. La temperatura va bene adesso. Ok. E ora andremo a utilizzare la maschera che ti ho mostrato prima. La teniamo in posa un pochino. Eccola qui. Prendiamo. Distribuisco su tutte le tue lunghezze. Proprio sulle lunghezze. Ok. Ok. Perfetto. Ora dobbiamo lasciarla in posa un pochino. Quindi chiudi gli occhi, adesso ci rilassiamo 10 minuti e poi ti accompagnerò alla postazione per il taglio. Quindi chiudi gli occhi e ritorniamo subito. Oh, eccoci qui. Bene, allora. Adesso che hai i capelli ancora un po' umidi, procederemo con il taglio che mi hai chiesto, ok? Quindi andremo a
frangetta. Allora, innanzitutto, aprendo il pettine, andiamo a pettinare. Ok. Bene. Allora, qua pettiniamo il ciuffo e vado a sì, ti può sembrare leggermente più lunga di come la vuoi, ma considera che hai i capelli ancora bagnatini, umidi, quindi poi con la piega va leggermente a risalire, quindi non preoccuparti se ti sembra più lunga di come la volevi. Quindi fammi regolare bene. Ok. Adesso passiamo al ciuffo, ti pettino le lunghezze e quindi questo lo andiamo a tagliare, aspetta, qui così. Ok. Vado anche dall'altra parte. Ok, aspetta che pettino leggermente di qua in modo che il risultato bellissima. Devo regolare ancora un po', aspetta che prendo da entrambe le parti, i capelli sono veramente molto lunghi, controllo la lunghezza del ciuffo da entrambi i lati. Ok, si sono già un pochino asciugati, ma è normale perché fa veramente caldo. Per essere a maggio sono giornate molto molto calde. Adesso andremo ad asciugarli, quindi prendiamo il nostro phon e vado ad asciugarti i capelli inizialmente in modo un po' sommario, poi andremo a lisciarli, perché tu volevi una piega liscia, giusto? Per districarli utilizzerò questa spazzola, che è una Tangle Teaser, che assolutamente districherà i tuoi nodi senza strappare i capelli. E adesso passiamo all'asciugatura.
pancia. Aspetta che finisco di pettinarti i capelli, sono già belli asciutti. Guarda come si pettinano bene, sono districatissimi. Hai veramente un bel colore, sembra quasi che tu abbia fatto lo chatouche perché le punte sono praticamente bionde. Hai preso il sole, quindi si sono schiariti col sole. Che meraviglia. Allora, aspetta solo un attimo che con i capelli asciutti devo ritoccarti solo leggermente la frangettina, ma proprio un pelo, perché è normale che con i capelli asciutti magari ci sia qualcosa da ritoccare. Ecco. E ora passerei alla piega. Quindi andiamo a utilizzare una piastra, adesso la mettiamo subito a scaldare. Sì, noi utilizziamo questa della GHD, è veramente ottima e benché abbia una... questo è il segnale di accensione. Benché abbia una temperatura non regolabile, è veramente ottima, non rovina i capelli, ha una piastra davvero delicata in ceramica. Questa lucina, quando si spegnerà, ci indicherà che la piastra ha raggiunto la temperatura. E adesso comincio subito dalla tua frangettina, poi eccola qui. Mi dirai se preferisci i boccoli. Ok, oh. Ah no, una piega liscia, confermiamo la piega liscia, ok, quindi ecco qui. Capelli stupendi, utilizziamo sempre il pettine per lisciare le ciocche in modo da sciogliere tutti i nodi e andare a lisciarle per bene. Okay.
Devo dire che sei veramente, veramente bellissima. Sospengo la piastra. Fammi vedere. Oh, veramente stupendo. Poi la frangetta ti fa risaltare ancora di più gli occhi. Esatto, no, veramente stupendo. Non credo ci sia bisogno nemmeno di mettere l'acqua, mettere nulla, perché aspetta che, ecco qua, perché veramente la piastra ti ha fatto un liscio, come vedi, spaghetto, veramente spaghetto. Che te ne pare? Sei contenta? Era il risultato che volevi? Beh, direi che vedendo la foto che mi avevi mostrato all'inizio sei praticamente identica. E ti piace il profumo che ti ha lasciato la maschera? Bene, sono veramente veramente contenta. La prossima volta magari pensiamo al colore. Vuoi provare l'henné? Certo, ma poi sulla tua base così chiara, vedi che è una base veramente molto molto chiara. Può prendere un bellissimo rosso, poi possiamo scegliere se un rosso un pochino più caldo oppure se un rosso addirittura freddo dalle sfumature Mogano. Dipende un po' quali sono i tuoi gusti, forse andando verso l'estate è preferibile un ramato, eh? Però poi sì, comunque con i tuoi colori, con gli occhi sul verde, sono... cambiano un po' a seconda del tempo, verri i tuoi occhi, nocciola, verde, esatto. Sì, anche perché questa è la tua base naturale, forse avevi appunto fatto un leggero chatouche, se non ricordo male. Quindi l'henné è perfetto, anche perché la tua tinta è così vecchia che ormai non interferisce più, insomma, con l'henné. Ok? Certo, comunque lo proveremo prima su una piccola ciocca per vedere il risultato finale. Sì, prima di fare tutti i capelli. Va bene, io sono felicissima che il look ti piaccia. Certo, sì, passa pure in casa e ricordati di dare la tesserina alla mia collega, mi raccomando. Che sai che al 10° appuntamento poi c'è il taglio e la piega gratis. Perfetto. Va bene. Allora, a presto.